arrivati, amici della Mappa dei Piaceri? Li abbiamo seguiti in montagna, li abbiamo seguiti in Sila, abbiamo visto i laghi negli anni passati, abbiamo seguito gli amici del Vespa Club Lamezia. Adesso ne hanno pensato veramente una grossa, nel senso che si sono uniti con il Vespa Club Pizzo, hanno deciso di fare un percorso a Tropea, Capo Vaticano, Pizzo, Faro Basso a Tropea. Questa volta non siamo in montagna, Francesco Astorino è il presidente del Vespa Club e quindi già si sente il caldo di Tropea. Perché questa scelta del mare dopo aver fatto il giro dei laghi in Sila, Tropea e poi il Faro Basso? C'è anche il connubio con il Vespa Club Pizzo. Allora, dopo, come già hai detto tu, dopo due anni della Sila, il 2012 e il 2013, abbiamo scelto Tropea perché comunque è la perla della Calabria, una zona altamente turistica, quindi che si sposa bene con le nonnine, diciamo, del 46 al 56, un raduno particolare che è stato voluto sia dal Vespa Club Lamezia che dal Vespa Club Pizzo, che c'è una stima grandissima, è una fratellanza tra noi club. E quindi avete deciso di organizzarvi insieme, sì, non proprio per scegliere Tropea e dopo su comunque ispirazione già delle altre tappe che sono state fatte in Italia, Capri, Dolomiti, Verona, scegliere proprio questa meta qua. L'adesione è stata grandissima, veramente. Ecco, questo volevo chiedere, e da dove vengono soprattutto? Dal Friuli all'Emilia Romagna, dal Veneto, Sicilia, Campania, Puglia, abbiamo avuto un'adesione veramente che non ce l'aspettavamo. Nonno, sono 83 vespe, per Tropea 83 vespe, per la Calabria sono veramente tante. Buon lavoro. Grazie. Jessica. Prima, ragazzo, tu? Giuseppe. No, vi chiedo come siete venuti da Pozzuoli, cioè se per esempio di solito magari trasportate la moto con un mezzo e poi la prendete qui a Tropea oppure direttamente da Pozzuoli? Certo, abbiamo caricato la Vespa su un furgone e siamo arrivati qui a Tropea ieri sera. Così come di solito si fa, no? Quando si organizzano vanno in altre regioni. È una passione da quanto tempo? Da tantissimo tempo, discendenza. Sì, mio nonno. Parenti, nonno. Sì, nonno, mio padre, fino a me. Tu sei moglie ma... Fidanzata. E tu come prendi questa passione? Ti diverti anche tu o sei costretta? No, mi diverto sicuramente anch'io. È una passione veramente bella che unisce soprattutto amici e giustamente si fanno nuove amicizie. Noi siamo felici di condividere tutti quanti insieme questa passione. Perché questo è importante, no? Si creano tante amicizie, è vero? Con amici di altre regioni. Sì, sì. E poi si visita anche la Calabria, io non so se voi ci siete mai stati. Sì, sì, in vacanza, fortunatamente ora in Vespa. La Vespa è unione. Beh, questo è un bello slogan. Buon divertimento. Grazie. Scusate, ma questo non mi deve sfuggire perché questo non è un abbino, questo è tatuaggio vero e proprio, sì, indelebile. Sì. Tatuaggio, sì. E che cosa vuol dire? 1, 2, 3, 4? Questo qua in pratica sono i numeri che indicano, in pratica indica le manopole della Vespa, sono le marce. Le quattro marce della Vespa, sì. Con il folle prima, seconda, terza e quarta. Prima, seconda, terza e quarta. Sì. No, voglio far vedere Marco, la rinquadri per favore. Perché lui in questo momento particolare, non so se è così per Paolo, si chiama Paolo anche lui, sei a folle. Adesso sono a folle, sì. Tu sei un folle. Quasi. No? Sì. Folle per la Vespa, folle per la passione Vespa. Com'è tuo papà? Folle per la Vespa? Sì. Certo, come ti chiami? Alfonso. Alfonso, anche tu c'hai un tatuaggio come tuo papà? No. Buona follia allora, Paolo. Grazie a tutti voi. Salve. Salve. Posso chiedervi da dove venite? Rimini.
Da Rimini. Rimini, sì. Sigiri. Ecco qui. Cattolica, okay. Sì, sì. Poi lei, tra l'altro, è vestita in tema. Lei è vestita anche a tema. No. Interio anch'io le bretelle, però ancora dobbiamo tirare su. Perché qui a Tropea è un caldo eccezionale. Sì. Senta, siete la prima volta che venite in Calabria? Così in per Calabria è la prima volta, sì. Questo per farvi capire che comunque la Vespa, ecco, attira, anche dà la possibilità di vedere per la prima volta in Calabria. Sì. Crea amicizia. È questo, sì, è questo il bello della Vespa. Ma voi siete sulla stessa Vespa? Esatto. Sì, 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 siete sì. Fidanzati, state insieme. Sì, 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 sì. Per fortuna sì. La sua o tua? Ma più mia in sto caso, penso più mia in sto caso. Come vi chiamate? Jenny. Jenny e Alberto. Alberto, senti, voglio chiederti, ma voi avete una Faro Basso, avete scelto la Faro Basso perché oppure vi è capitata questa moto? No, 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 a noi ci piacciono solo quelle così col Faro Basso. Sì, 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 qualche anno fa. Sì, dai, riprendono il tema del film Vacanze Romane, comunque dai, un'epoca bellissima sia per l'Italia, per l'ingegno italiano, per tutto, e quindi secondo me rappresenta la genialità italiana, è la più bella che c'è sicuro. Domanda, non possiamo esimerci di fare questa domanda, è chiaro, la facciamo, vi piace la Calabria? È stupenda, bellissima, poi Tropea, meravigliosa. È diversa un po' dalla vostra Emilia Romagna, dalla Romagna. La Romagna, diciamo che noi come organizzazione siamo bravissimi, però qui c'è un mare che sembra una piscina, sai che il fondo nostro è sabbioso, non potrà mai essere così bello. Sì. Cosa dicono tutti qui in Calabria? Sì. Dicono, se avessimo l'organizzazione di Rimini, della costa. Esatto, no? Quello sì, sì, quello sì, perché avete dei posti che sono, cioè giriamo... Ho girato tanto Sud America, ma abbiamo dei posti in Italia che sono bellissimi. Un po' più di divertimento la sera, forse. Esatto, un po' di più. Sì, va bene, ma va bene anche così, basta divertirsi di giorno, no? Buon divertimento. Grazie. È gentilissimo, grazie. Grazie. Zanon, Paolo, da dove viene? Io vengo da Portoguaro, un paese in provincia di Venezia, al confine col Friuli. Sono molto, molto, molto contento di essere qua oggi, perché è la prima volta che vengo a un evento del sud e a dire il vero c'è stato già qualche anno fa un'altra bella manifestazione che l'aveva organizzata il club di Napoli a Capri, ma a parte quel flash io non ho ricordi di aver mai più visto un qualcosa di così bello e strutturato e con una vocazione, diciamo, sia nell'aspetto storico, perché le Vespe sono totalmente diciamo datate entro il 55-56, e sia c'è anche questo effetto, questa parte affascinante, no? Moltissimo, e poi ragazzi l'hanno presa nel modo migliore, perché ci hanno messo delle piccole cose che hanno colorato ulteriormente e arricchito la manifestazione. Per me è stata una sorpresa, anche se solo in parte, perché comunque mi aspettavo qualcosa di grande conoscendoli, però venire qua e poi vedere come hanno lavorato e come soprattutto ci accolgono, ci ha fatto sentire veramente dei prediletti, che è tipico un po' del sud, ecco, questo senso dell'ospitalità che si dimostra sempre è ineguagliabile. Quindi complimenti a Vespa Club Lamezia, a Vespa Club Pizzo. Assolutamente, assolutamente, i complimenti sono rivolti a loro, perché noi siamo venuti a goderci la festa, loro hanno faticato per 2 anni per mettere a punto tutte le cose che poi alla fine si vedono che il lavoro premia. Senti, lui vuole filmare la copia del libro. Sì, io infatti aspettavo. Hai scritto un libro? Zanon, sì, sì, Paolo Zanon. Sì, sì, esatto. Io sono un suo lettore, quindi ho portato il libro, volevo essere autografato. Per me sarà un libro. Sono passato a Napoli per questa autografo. Ci crediamo. Senti, Paolo, che libro hai scritto? Allora, il libro si chiama Risorgere su due ruote, è una profonda analisi storica di quello che è stato praticamente la Vespa, proprio dagli esordi e soprattutto tutti i primi passi. È un libro che ho scritto assieme a un amico di Piacenza, Roberto Donati, che non potevo avere partner migliore perché mi compensa in quelle che sono le mie lacune. Ad esempio, lui scrive molto meglio di me, io magari ho di positivo il fatto che comunque non mi fermo al primo stadio di ricerca, ma vado a oltranza, tant'è che lui a volte mi ferma e mi dice: Paolo, basta, perché mi stai sfinendo. E messi insieme vengono fuori delle cose belle, insomma, mi sembra, insomma, anzi, questa è la cosa che più mi fa piacere. Io sono un suo fan. Sì. Ma. No, ci conosciamo, ci conosciamo. È un grande. Intuiamo. Sì. Grazie, buon divertimento. Grazie a voi, grazie veramente. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby.
the skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, lei ha una faro basso, ha una moto anche lei? No, non sono niente. Ah, ma ha mai guidato una moto in vita voglio sua? No, per cortesia. Ha mai guidato una moto in vita sua? No, sono salita in moto e basta. È stata accompagnata. Guarda il paesaggio? Sì, bello. Sono venuta per fotografare. Di dov'è? Di Padova. Di Padova. Eccolo qui, guardate. Vabbè, loro non hanno la moto, però il paesaggio è molto bello. Signori, benvenuti al raduno Faro Basso Tropea. Il Vespa Club Pizzo dà il benvenuto a tutti voi assieme al Vespa Club Lamezia. Benvenuti a tutti, recatevi qui al banco a ritirare il gadget, dopodiché procederemo alla punzonatura. Buon divertimento a tutti voi, grazie. Lei è Mauro Pascoli ed ha un'azienda di ricambi e lavora in tutto il mondo, giusto? Sì, la mia azienda produce e vende ricambi per tutti i modelli di Vespa, dal 46 fino al PX. Non trattiamo il quattro tempi. Pensate, no, volevo dirlo, amici telespettatori, si vende in tutto il mondo, quindi vuol dire che c'è una richiesta continua. Lei è un'azienda che va benissimo, quindi certo, ci sono tanti appassionati. Gli appassionati sono in tutto il mondo, i paesi asiatici sono anche loro fortissimi. La Vespa unisce veramente il mondo intero. Abbiamo clienti dalla Lapponia all'Australia, alle isole più spedute del Pacifico. Pensate, amici telespettatori, e il signor Pascoli viene da Ravenna, giusto? Sì, da Ravenna. L'azienda nasce prima a Marina Romea nel 1975, per esigenze di spazio si trasferisce in una nuova azienda nel 99 e tuttora si trova in questa azienda. Per curiosità, lei è mai venuto in Calabria? Sì, sono venuto tante altre volte, posti fantastici, tutta la parte del meridione, dalla Sicilia, Sardegna, Puglia, sono tutte zone bellissime, la Calabria è molto molto bella. Contento di ritornarci qui a Tropea? Sono contento, ci sono stato anche per lavoro, venivo alle fiere qui quando venivano fatte alla fiera, alle cupole geotecniche che venivano fatte a Cosenza. Sì, a Cosenza. Cosenza, sì. Siamo venuti per tanti anni. C'era la fiera, vero? C'era una fiera lì quasi vicino allo stadio, sì, se ricordo benissimo. Sì, sì, sì. Va bene, buon divertimento, buon viaggio allora con questa faro basso. Da quanti anni ce l'ha questa moto? Questa qui non è... Per lei è facile recuperarla, no? Non è la mia. Non è la mia, mi è stata data qui dagli organizzatori. Comunque nel mio museo si possono vedere 200 Vespe. Che lei ha un museo con 200 Vespe? Sì, si possono vedere anche attraverso il mio sito internet. Ce lo dice perché sono curioso. Sito, sì, internet è www.mauropascoli.it, poi esiste proprio un sito della collezione, collezionevespa.it. Cioè è proprio... Vedete tutta la raccolta che io in questi 40 anni ho conservato e sono riuscito a mettere insieme oltre 10.000 pezzi inerenti alla Vespa, dalle placche, le magliette, i gadget, coppe, trofei, tutto questo che fa parte del mondo Vespa. Non le dico il valore perché altrimenti l'agenzia delle entrate, però secondo me lei ha speso un sacco di soldi per fare questo museo. Ma il discorso è questo, fino a pochi anni fa, quando diciamo che la Vespa non era poi così di interesse per tutti, si poteva comprare a prezzi veramente bassi e addirittura ho cose lasciate in eredità, proprio in testamenti di persone che sapevano che io avevo questa passione. Un amante. E mi sono state date, e ringrazio ancora la loro memoria, dove proprio nel museo c'è scritto che queste cose sono state donate da queste persone. Bene. Grazie, buon divertimento. Grazie a voi, arrivederci. E adesso punzoniamo. Qui c'è una cosa piuttosto particolare. Lo chiediamo Pasquale a Monteleone. Pasquale, che cosa fai questo? Questa è la punzonatura, va fatta sulla moto, come ricordo dell'evento Tropea 2014. Lo leggiamo. E viene fatta questa proprio con ci sono i marchi, i loghi, allora c'è la placchetta, poi va
legata con lo spago e poi praticamente il piombo con la sigillatura. Piombo e sigillatura, quindi umero unico, nel senso che loro non è un umero. E in più? Mettiamo il simbolo calabrese, diciamo, il peperoncino. Al di là, come portafortuna. Sì. Bello, facciamo, vediamo come fai. Questo che numero è, Pasquale? Il numero 40, Luciano Zaccagnini. Luciano, numero 40. Presente. Non hai più, non sei più zebrato come gli anni passati. No. Questa volta sono venuto con una Vespa più seria, una Faro Basso. Sei più tranquillo. Sì, sicuramente. Andremo anche più piano, ovviamente. Poi non serve ruggire, con queste qui si va piano perché sono delle Vespe da rispettare. Benissimo, poi ne parliamo delle Vespe. Allora, 4 già fatto, punzioniamo lo 0, attenzione. Ecco fatto, vai, è tutta tua. Aspetta che dobbiamo però sigillare, no? Al braccio, così come avete fatto. Questa va alla moto. Ah, questa va alla moto, poi la stessa va al braccio. Va al braccio, esatto. È abbinato con la moto. Mettiamola alla moto, eccolo lì, guardate. E non scappa, è numero 40, non... ecco qui. Punzonatura. Stamattina è dura, eh? Ok. Ecco qua, fatto. Senti, il conducente. Adesso il conducente, giusto, andiamo sul conducente, eccolo lì. Insieme agli altri, ma dove, Canarie, Maldive, da dove vengono gli altri? Sri Lanka, Caraibi, insomma, vari viaggetti. C'è pure un padre Pio però, eh. Vabbè, quello non deve mancare, visto che viaggiamo sempre in Vespa. Una vacanza e l'altra, poi lavori, giusto? Ogni tanto va a lavoro. Lei da dove viene? Palermo, Sicilia. Palermo. Ah, dalla Sicilia. Sì. Quindi è venuta con la moto qui, a Tropea c'è mai stata? Ma è la prima volta. Ecco, la bambina è andata in moto. In moto e prima volta a Tropea. Sì? Una bambina di 3 anni. Che è lei, che si chiama? Bianca. Ciao Bianca. Signore. Ciao. È la prima volta quindi, sì. Anche a Tropea. Sì. Bello, perché? Tante cose. Sì? Giro in Vespa, raduno, c'è sempre stato mio marito, io non ho mai partecipato, quindi per me è la prima volta. È un bel divertimento. Sì. Finalmente suo marito ha deciso di portarlo. Sì, finalmente. Buon divertimento. Grazie. Filippo Sagona è colui che ha inventato il museo Vittina Vespa, yes. No? Di Palermo. Vittina Vespa, è come Vittina Crozza, ho avvistato una Vespa. Perché un museo? Quante moto ci sono lì? Un museo perché è una bellissima esposizione con modelli molto rari, molto particolari, e noi cerchiamo di divulgare la cultura della Vespa a bambini, turisti, portare un po' di cultura a Palermo usando il mezzo appunto della Vespa. Quante moto hai lì? Sono circa una 30 di moto, ma non è tanto quanto, ma la qualità delle moto. Abbiamo una Vespa col cannone, una Vespa a macchina, una Vespa a roulotte, cioè oggetti molto particolari mai visti dalla massa. Bello, cosa fate, li tieni per te, per gli amici, o fai visitare anche al pubblico? Assolutamente, è completamente una condivisione che noi facciamo con il pubblico, con le persone, proprio per divulgare questa cultura della Vespa degli anni 40, 50 e 60. Noi non siamo dei collezionisti che teniamo proprio al nostro, ma a diffondere quella che è appunto la cultura della Vespa. Come sta andando? Sta andando bene? Bene, benissimo, tutto alla grande. I Vespa Club che hanno organizzato sono iper bravi, bravissimi, ovviamente mi hanno pagato per dire queste cose. Non è vero. Però tu sei salvaguardato, però vedo che... mi hanno incoronato qua, mi hanno calabrizzato. Grazie, buon divertimento, Filippo. Grazie a voi, arrivederci. Adolfo Casaburi. Ciao, Casaburi. Dottor, facciamo vedere come ci sono le conoscenze, come si presentano. Come... Veramente sono io conosciuto, perché la star qua sono io. No, loro conoscono me, io sì, di vista. Piacere. Lei è Mario? No, non sono Mario, sono Alfonso. Ah, ok. Cioè, sei diventato famoso pure in Calabria, ogni volta che ti hanno... Sono famoso dappertutto. Sì. Quante persone siete venuti questa volta? Noi 8. 8. Bel numero, tutto Faro Basso. Sì, tutto Faro Basso, sì. Poi noi siamo di casa qua in Calabria, comunque con Lamezia Terme e Pizzo c'è il gemellaggio storico, quindi... Poi anche loro vengono da voi, no? Sì, loro sempre, loro anche le piccole manifestazioni non importanti come queste sono stati presenti a Napoli. Vi volete bene? Vi volete... No, ci vogliamo tanto bene, perché sono persone, anzi siamo persone del sud, quindi persone che hanno un cuore, sono colorose, quindi... La Vespa è fratellanza, è anche questo, quindi stare insieme, unire rapporti. Infatti la maggior parte, come potrete vedere stasera, ognuno ha portato la moglie, i figli, proprio perché questo non è un raduno, questa è una grande festa. Bello, grazie. Grazie a voi, buon proseguimento.
Alessandro Pozzi? Alessandro Pozzi, sì, ufficiale. È un giornalista, è un redattore. Un giornalista, collega vostro. Senta, come si chiama la rivista? Officina del Vespista. Se esiste, vuol dire che c'ha un mercato, una lettura. Sì, è l'unica rivista che esiste nel mondo Vespa, esce da più di un anno, con anche tanti speciali. E quindi è recente anche. Sì, sì, abbastanza. Vuol dire che c'è un rinnovato interesse verso questo. È esploso l'interesse e soprattutto abbiamo trovato l'editore che ha finanziato l'operazione. E per esempio, cosa avete pubblicato? Cos'è, un mensile? No, è un bimestrale. Un bimestrale. Cosa avete pubblicato? L'ultima... Adesso, l'ultima cosa che abbiamo fatto, gli ultimi raduni di questo inverno, primavera, e poi inizieranno poi a... ci sarà il servizio su Tropea e tutto il resto. Quindi raccontate tutto quello che avviene, esatto, giusto? Esatto. È la sua impressione. Un bellissimo raduno, e soprattutto l'ultimo numero in edicola è dedicata alla Vespa di Pasquale Monteleone, la Sport, la Vespa dorata. Ed eccolo l'altro autore del libro Risorgere su due ruote, Roberto Donati. Senti Roberto, c'è una parte tecnica probabilmente nel libro, no? Poi c'è la parte della passione. Qual è in maggiore evidenza nel libro? Allora, siccome siamo due autori che hanno fatto questo libro, io sono quello più appassionato della storia, di come è nato questo fenomeno, di come è nato questo mezzo. Il mio, chiamiamolo collega, coscrittore, è stato quello più appassionato di meccanica. Ci siamo trovati, abbiamo fatto per noi un'opera che ci ha dato una soddisfazione enorme e poi ci ha ripagato anche perché gli altri hanno apprezzato, ci hanno riempito di complimenti. E quella è stata la massima soddisfazione. Anche avevamo questi due tagli diversi, certo. E ci siamo come un matrimonio, no? Un connubio perfetto. Senta, la Faro Basso? Che ci puoi dire sulla Faro Basso? Intanto da che anno? La Faro Basso, se prendiamo anche la 98, dal 46, l'anno di nascita, fino al 56. Ed ebbe un gran successo allora, no? Eh sì, se pensiamo che nel 56 uscì la milionesima Vespa. Ci fu addirittura, una qui in Italia? Proprio per... Prodotta dalla Piaggio, ci fu una gran festa a Pontedera, dove venne battezzata la milionesima Vespa, regalata al Papa, e venne portata. E il Papa era allora? Siamo nel 1900. Pio XII, non vorrei sbagliare. No, poi non mettete. Regalata un Papa, no. Senti, poi però non fu più prodotta. No, poi dopo ovviamente col passare degli anni la motorizzazione esplose in Italia, la gente cominciò a scegliere l'utilitaria a fine anni 50 e 60 e la Vespa dovette modificare quello che era un po' il suo scopo, da veicolo di trasporto per la famiglia, perché in Vespa non dimentichiamoci salivano due, tre, anche qua. Certo, proprio per l'utilizzo familiare, era la macchina di allora. Degli italiani degli anni inizi anni 50, certo che poi dopo col subentro dell'utilitaria la Piaggio ha dovuto un attimino cambiare il prodotto, cioè è diventata la seconda auto, è diventato il mezzo secondario in famiglia. E quindi poi negli anni 60 abbiamo visto, hanno avuto un'ottima intuizione lanciando la Vespa 50, che quello la gente non ci pensa, ma è stata una rottura fortissima, perché nella contestazione giovanile degli anni 60 i figli rifiutavano i valori e anche le idee dei genitori, quindi la Vespa era sempre stata in famiglia il simbolo della famiglia, del genitore. La Piaggio è riuscita a prendere un segmento giovane della popolazione che protestava facendo il Vespino 50, e il Vespino 50 con Vespa 50 si può, se hai la Vespa mangi le mele. Cioè dei messaggi che erano per il pubblico giovanile, e lì fu un altro successo. La Vespa è sempre riuscita a modificarsi nel corso degli anni con le persone che nascevano. Quindi non è come la moto Guzzi, la Gilera, cioè le moto che sono invecchiate con i loro proprietari. No, la Vespa, se noi prendiamo i ragazzini fuori da scuola, anche da noi al nord, ma quanti hanno il Vespino 50? Ma non perché è la moda, un pochettino forse anche perché è la moda, ma perché gli piace. Cioè ha una linea che non possiamo spiegare, io non sono in grado, qualche sociologo ci ha provato, è come la bottiglietta di Coca-Cola, quando ha cercato di cambiarla le vendite sono andate a picco. Cioè quando un oggetto è perfetto e si modifica in 50, 60, 70 anni, ma tiene dentro di sé una filosofia che non riusciamo a capire, che però se pensiamo adesso ai ragazzini quanto sono diversi rispetto a 10, 20, 30 anni fa, eppure si appassionano ancora davanti a un oggetto che praticamente viene dal 46. E questo è il messaggio della Vespa, che è incredibile.
Bello, bello, bello e interessante, non per niente ha scritto il libro. Allora che facciamo Tonino? Punzoniamo? Sì, gli metto questa punzonatura al braccio che è il pass. Che numero ha? È il numero 21. Ho già punzonato la moto. Sì. Lui ha diverse placchette sulla moto perché è stato da come parla si capisce che è stato Vespa. Sì, 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 sì. Ecco qua. Ma sai che sei bravo Tonino a punzonare? Sì, sì, sono un hai un futuro. Potrebbe essere utile in qualche quando toglieranno le macchine tornerà la manualità. Ah, ecco, in officina magari come sta andando Tonino? Bene, bene. Bene, c'è una bella partecipazione. Siete impegnati bene come Vespa Club Lamezia. Sì, sì, Lamezia e Pizzo abbiamo fatto un bel tandem per questa manifestazione che ha un carattere nazionale, l'ambientazione aiuta molto, poi scenderemo dopo al porto. Ci fai il percorso un attimino, ce lo ricordi, perché è interessante anche sapere dove andranno gli amici, poi voi lo vedrete chiaramente in televisione. Dunque, andremo, giro turistico per le vie del paese, sosta al faro di Capo Vaticano. Sì, sì, faremo la sosta lì, ci sarà tutto questo percorso panoramico che poi penso riprenderete sicuramente. Esatto. E poi vi fermerete dove? Al porto turistico, cioè le moto dove le fermate durante la notte? Sì, al porto turistico dove abbiamo preparato una sorta di passerella fatta con dei tappetini in tema con il raduno. Tutte le moto lì, bella da inquadrare anche questa cosa qui. Sì. Poi fate una bella cena di gala. Poi c'è un orario libero in cui... Posso andare a fare il bagno? Sì, certo. Cena di gala posso venire io a cena di gala adesso? Penso sei stato già invitato. Sì, ho detto che se mi tolgo questo non ho la punzonatura. Ecco, hai capito a cosa serve la punzonatura. Esatto. Poi c'è anche il giorno dopo, perché poi vi faremo vedere anche le immagini del giorno seguente. Sì, c'è il ritrovo di nuovo al porto turistico, si fa un giro, questa volta usciamo da Tropea e andiamo verso Pizzo. E ci sarà anche un percorso panoramico molto bello da qui a Pizzo, e poi a Pizzo ci fermeremo a Piazza Castello, visiteremo il castello di Gioacchino Murà e lì sulle terrazze faremo l'aperitivo e il pranzo a buffet, e quindi poi alle 13 ci sarà la ripartenza per il rientro a Tropea e ci saranno i saluti finali. Va bene, allora io alle 20 cena di gala e poi l'aperitivo a Pizzo alle 12 ci sarò sicuramente. Benissimo, ciao. Grazie. A dopo. E allora siamo pronti a partire, come vedete sono tutti pronti, poi si farà questo percorso, entreremo nel centro di Tropea, vicoli vicoli, e scenderemo sotto verso la chiesetta. Put your flags up in the sky, and wave them side to side, show the world where you're from, show where you're from, show the world we are one. Torna al mar dove io ho sognato con te e sembra dirmi ciao, ciao, ciao. Rivedo ancora i vecchi amici che ho e mi salutano, ciao, ciao. E sulla spiaggia limpida non è cambiato niente, sotto il sole caldo io ti cerco tra la gente, so che ci sei. Ecco, mi hai vista e tu mi vieni incontro correndo e stai sorridendomi. Ciao, ciao, grido chiamandoti. Ciao, ciao, amore abbracciami. Ciao, ciao, sono tornata da te. Prima tappa, Madonna dell'Isola, a Tropea ci siamo fermati nella piazzetta. Io vedo tanta gente che ho visto già in Sila. Ah sì, buongiorno, buongiorno. Anche qui. Buongiorno, piacere, anche qui. La destra che è più corretta. Siamo venuti qui a Tropea. Perché anche lei ha una bella faro basso. Sì, una faro basso del 54. 54. Del 54, sì. Suo se l'è fatta prestare? No, questa è mia originale. Sì, sì. Allora, io ho visto anche i signori in Sila, giusto? Perché sto rivedendo un po' di... Voi siete venuti in Sila o sì, no? Sì, certo, certo. Siete di? Villa San Giovanni. Villa San Giovanni. Signore? Di Vibo Marina. Ci siamo già visti, la signora viene pure in moglie. Sì.
dalle montagne al mare non è male. Fa un pochino più di caldo, però è bello. Siete in Vespa? Non... No, siamo in Vespa, abbiamo l'aria condizionata. Avete un'aria condizionata particolare? Abbiamo l'aria condizionata naturale. E quindi... Dilla qui, l'avete fatto in Vespa? Quanto ci avete messo? 3 ore e mezzo. Ma in Vespa, ma in faro basso, non è che è una Vespa, è una Vespa che ha i suoi particolare, è una Vespa che ha i suoi acciacchi. Allora, come ha avuto questa Vespa? Perché è di sua proprietà? L'ha comprata? L'ho acquistata a Lecce. Niente di me. Sì, l'ho acquistata a Lecce, il mio sogno, l'ho realizzato. E lei? Io ce l'avevo a 100 metri da casa mia, l'ho trovata senza saperlo. La voglio, la voglio. La voglio. E pensi che dello stesso anno della mia data di nascita, 53, 53. Perfetto. La Vespa. Invece lei? Io l'ho acquistata pure di seconda mano, già restaurata e tutte, una 56, che ho avuto sempre la passione da giovane con le moto, i mezzi. Io... E poi hai scelto questa? Dopo c'è mia moglie che mi segue abbastanza me. Lei la moto l'ha rubata? Sì. Sto scherzando. E quindi la segue questa? Segue dietro. Dietro. E lui si può andare con la faro basso? Sì, no, sì, qualche volta guido anch'io. Ah, guida anche? Sì. Sì. E lei la fa guidare? Lo sa, guidare. Sicuro? Guida bene. Sia la macchina che tutto. Anche perché è come se fosse una macchina, no? Si guida in modo diverso una Vespa, una moto rispetto ma ad una macchina? Si prova una sensazione particolare camminare con un mezzo del genere, dopo i luoghi, diciamo, come Tropea. Si gustano? Come... Si gustano di più. Perché noi 3 anni fa abbiamo fatto la costiera amalfitana e viaggiare in Vespa sulla costiera amalfitana, tutti quei luoghi, è una cosa che... Il signor ha detto una cosa vera, cioè... Si sentono anche i sapori camminando, cioè poi sta a contatto proprio... Con la natura. Sì, là specialmente si sentivano le fragoline di bosco. È vero, no? Qui sentiamo l'odore del mare. Del mare, certo. Quindi... Grazie. Il mare del pesce fresco. È tutto qua. Siamo fermati, siamo arrivati a Capo Vaticano, questo è il belvedere del faro, guardate che giornata stupenda che abbiamo, fa un gran caldo ma il mare è veramente bellissimo e adesso ci siamo fermati qui, le foto e poi a quanto pare si assaggerà un bel gelato, sicuramente il tartufo. Si vede la lacrima, sì, si vede. Lacrima di... Ci sei arrivata al cuore? Al cuore, sono proprio... l'ho distrutto.
Questo è il cuore del famoso tartufo di pizzo. Di pizzo, il cuore. Ivan, questo è il cuore? Questo cuore, è... fai vedere. Il cuore del tartufo. Il cuore è lui. Sì, sì. Il cuore del famoso tartufo di pizzo. Senti, ma nel cuore della manifestazione ci siamo arrivati? Ancora no, perché ancora dobbiamo... Ancora siamo solo all'inizio, ragazzi, solo l'inizio. Quindi tartufo e acqua per tutti. Acqua per tutti e tartufo al Belvedere, qui si chiama il Belvedere questo posto. Ha un affaccio bellissimo sulla Costa degli Dei, la punta di Capo Vaticano. Grazie. Qui dietro c'è il faro, sì, sì, di Capo Vaticano. Sì, sì. Di qua non si vede però. No. Vabbè. Ancora le vespe non vanno in acqua, Paolo. Non vanno in acqua le vespe? Però io... Ma io credevo che il faro basso andasse in acqua. No, no, però ti do un'anticipazione. Il prossimo anno ti do uno scoop. Ho intenzione di fare una rievocazione storica. Con le vespe in acqua? Bravo, perché negli anni 50 una vespa... montata su una sorta di pedalò ha attraversato la Manica. Il prossimo anno... E chi era questo pazzo? Ci sono i filmati in bianco e nero, sì, no? Una cosa molto molto bella. Il prossimo anno abbiamo intenzione di farlo. Quindi dobbiamo scegliere tra lo stretto e direzione Isole Eolie. Ah, stretto e direzione Isole Eolie. E non si può fare pesce anguille falerne? Ma dobbiamo trovare un approdo dall'altra parte. Ah, un approdo. E poi è troppo lungo. Vabbè, ci facciamo la conca lì. Potremmo fare il golfo di Santo Fede. Va bene. È già un'altra manifestazione pronta per la mappa dei piaceri 2015. Touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Altra tappa, siamo arrivati al porto turistico di Tropea. Come vedete le moto sono tutte in fila, sono posizionate, tra l'altro come potete ben vedere c'è un tappetino per ogni moto, faro basso Tropea, Rosarno, Monasterace, Villa San Giovanni, Napoli, proseguo sempre dalla Campania, Calabria, poi qui arriviamo in Sicilia, Campania, Calabria, Emilia, Campania, Sicilia da dove? Sicilia da Castelvetrano, provincia di Trapani. Sicilia, Triscina come adesso, Triscina... ci sono stato una trentina di anni fa e la strada non era asfaltata, no, cumuli di sabbia. È rimasta tutta selvaggia, ancora come... così. Sì, sì, per come... Infatti l'unica cosa bella di Triscina proprio è la naturalezza delle spiagge. Bellissimo, le sarde ancora si sempre, mangiano. Si mangiano sempre, buonissime. Ricordo d'infanzia. Grazie, grazie. Allora, Veneto. Calabria, Veneto, Sicilia, Emilia. Che stai fotografando? No, sto
Perché no? Stai andando il filmato? No, sto cercando di avviarlo. Ma ti funziona? Non lo so. Ah! Ciao, ciao. Ma è un tentativo di far funzionare la telecamera, perché anch'io sono... Vediamo. Eccola qua. Ah, vedi, ci stai riprendendo anche a noi. Ciao. Allora, tutto bene? Dall'ultima volta in piazza alla Lamezia. Ne è passato tempo. Sempre. Senti, ma questa volta sei venuto in aereo o hai fatto... No, 17 ore di furgone, 1224 chilometri. Auguri, è una bella... 5 amici con un furgone a posto. Tutto nel furgone. Tutto il moto nel furgone. Un giorno anche per... noi fra un po' ci mettono nel furgone. Per arrivare da... Io arrivo da Bergamo, sono, come dico sempre, un friulano che vive a Bergamo, con gli altri amici di Verona, insomma, qui non si può non venire, un posto bello. Ma ti aspettavamo, no? Cioè, se no non partiva. Ormai, esatto. Non partiva la manifestazione. E qui che ti sei fatto? Una piccola estetica? Sì, guarda, questa è una telecamera, una GoPro, carina, una GoPro, che può aiutare a prendere le cose in movimento, poi magari facciamo... Magari mi hai filmato, sì. Ci scambiamo i filmati. Così ci sono tutte anche le stronzate, scusate, che ho detto mentre filmavo, però quello si sa che è così. Senti, ma Tropea ci sei stato, è stupendo. Sì, ci sono stato, guarda, un paio d'anni fa, quando hanno deciso di organizzare questo raduno, proprio il giorno in cui hanno deciso di farlo, c'ero anch'io. Vediamo se verrò. Ecco, e io ho detto no, ci sono, e c'era in alto un mitico cartello di un locale che adesso non ho più visto, che era benvenuti al sud, e giustamente mi sono messo vicino, ho fatto la foto. Quindi ieri sera siamo andati alla munizione a fare serata, abbiamo finito normale sulle 3 di mattina, perché non puoi non venire e andare lì. Quindi sta tutto procedendo come... Sta andando sì, bene. Tutto bellissimo. Hai parcheggiato qualche yacht? No. Da Catania? No, lo yacht no. So che dopo c'è un mio amico, si chiama Silvio, dovrebbe venirmi a prendere con l'elicottero, perché deve aver comprato anche lui una villa. Ah, Silvio? Sì. Lo stiamo aspettando anche. Che ultimamente ha qualche problema, non esce molto di casa, dicono che deve stare lì, probabilmente fa caldo. Ci sentiamo dopo, ci vediamo. Ciao, dopo. Buona continuazione. Ragazzi, se vi avvicinate, volevamo fare un ringraziamento al responsabile dell'area portuale di Tropea, il signor Roberto. Facciamo un grosso applauso, e grazie a lui che oggi siamo qui. Roberto. Verbiglione. Come va il porto turistico di questi tempi? Stiamo cercando di riprenderlo, dobbiamo ancora lavorare parecchio. Però piano piano possiamo, arriviamo ad una buona soddisfazione. Una buona conoscenza di questo porto, quindi vuol dire che comunque si sta lavorando, no? Sì, noi stiamo lavorando, e anche parecchio, per ripristinarlo e farlo diventare esattamente per come era prima, nel 2010, insomma, quando abbiamo avuto il top. Perfetto, di quel riferimento. Adesso, presidente, i due presidenti. Vespa Club Pizzo, Pasquale Monteleone. Francesco Storino, Vespa Club Lamezia. Cosa consegnate? Allora, la nostra placca è simbolo della manifestazione. Per ringraziarlo veramente della disponibilità che ha avuto Roberto verso di noi per tutti questi mesi, è stato veramente molto gentile, ci ha accontentato veramente su tutto. Avete posizionato le moto, rimarranno qui la notte, sì, rimarranno qua custodite, poi per riprenderle domani mattina, poi per andare alla volta di Pizzo Calabro. Benissimo, e quindi il riconoscimento. C'è un applauso. Grazie, un applauso.
my face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting. Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. E adesso vi proponiamo un'altra puntata, anche perché si sposteranno, non saranno più nella zona di Tropea e Capo Vaticano, adesso i vespisti si sposteranno su Pizzo. Quindi partiamo dal porto di Tropea, certo non parliamo delle bellissime imbarcazioni che troviamo qui nel porto, ma parliamo ancora per una puntata di Vespe. Tutti seduti sulla moto! Al passaggio della telecamera salutate, facciamo happy from Faro Basso Tropea. Scusate, ma pure voi siete vespisti, o no? Siamo tutti vespisti. Però non siete faro basso, qual è la differenza? No, noi siamo faro alto. Siamo faro alto noi, quindi non possiamo partecipare. Quindi non potete partecipare. Siamo solo con i fari alti, quindi i fari bassi partecipano. Quindi noi restiamo qui in gabbia fuori a guardare un pochettino la situazione. Senti, ma state facendo un raduno oppure siete voi solo di Polistena, state facendo un giro? Il Vespa Club di Polistena, il nostro presidente possiede una faro basso, lui partecipa e noi stiamo a guardare. Ah, e voi lo guardate, sì, l'avete accompagnato, però da fuori non si entra. Da fuori, noi osserviamo e basta. Dietro le griglie. Dietro le griglie. Sì, senza carne però siamo dietro le griglie. Buon divertimento. Polistena, Vespa Club Polistena. Polistena. Vespa Polistena. Grazie, ciao. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao.
Buongiorno, ma sta riparando? Gennaro? No, non sta riparando, mi ha dato dei ricambi. Senti, andiamo a pizza adesso. Sì, andiamo a pizza al castello, già abbiamo preparato tutto. Forse pizza lo conosci tu, no? Sì, io sono di pizza. Per questo. Andiamo al castello. Al castello di Giacchino. Andiamo proprio dentro il castello. Dentro il castello, sì. Ottimo. Poi sotto c'è una balconata e ci sarà un catering. Sì, ma qui si mangia sempre questi raduni. In Calabria si mangia sempre. Tu ti chiami, scusami? Osvaldo. Grazie, Osvaldo. No, io voglio intervistare a Gennaro, perché questo uomo... Questo ragazzo, questo uomo è l'eroe del raduno, perché in pratica tu sei meccanico, ti sei specializzato nelle vespe e quindi... Ci sono nato, diciamo. Sei nato su una vespa. Ci lavoro da poco, quasi 41 anni, ce ne ho 47. Ah, ma ancora allora sei garzone, sì, come sì. Se fossi un garzone. Senti, che difficoltà hai avuto? Perché so che sei disperato. Diciamo, perché... Interventi ne ho fatti pochi, quasi una cinquantina, diciamo. Ah, ecco, pochi, come vedete. I numeri purtroppo sono con questi ferri vecchi che vuoi. sono delle nonne, no? Tu fai da badante. Vero, si rompono. Si rompe più facilmente. Comunque, diciamo, se i problemi non ne ho avuto, siamo riusciti a far rimetterle in sesto tutto, no? Qual è il problema più evidente? Tranne uno che mancava una bobina di alimentazione che non sono riuscito a trovare, mi dispiace, però si è dovuta fermare. Si è fermata, però sono oltre 100, diciamo. Camminano tutte. Senti, che diversità, che motore è? Questo è un motore forte, potente. Questa, diciamo, è una Vespa Bacchetta, una V13 del 49. Questa qui in modo particolare. Sì, questa è una... che stiamo inquadrando qui. Non c'è il solito cordello, ma c'è delle stecche di... C'è delle stecche. Come se fosse la bicicletta, insomma. No? Si chiama Bacchetta questo. È un ferro vecchio... Funzionante. Sono motori buoni? Sì, sono motori che resistono. Di una volta, motori che lavoravano, portavano il pane a casa. Adesso noi li usiamo come mezzi per giocarci, però una volta si lavorava. Faccio un paragone, un po' queste sono come i televisori vecchi, valvolari, no? Che ci cambi la valvola, sì, non come i televisori di adesso, quelli piatti che se si rompono si buttano, giusto? Sono più tecnologici. Invece queste sono... Queste riescono sempre a camminare, basta che c'è la benzina e la corrente. Non si fermano mai. Non si fermano mai. Vabbè. Poi si ricambiano anche con fil di ferro, quindi non è un problema. Quando anche i freni, no? Sì, i freni camminano sempre comunque, non si fermano mai. Va bene, l'uomo eroe del faro basso a Tropea, il nostro amico Gennaro. Per la tua... Tu hai un'officina, no? Quindi tutti i vespisti della Calabria, se avete problemi con la vespa... Qualcuno mi conoscono. Come vai di cognome? No, Gennaro Talarico. Gennaro Talarico. Diciamo uno. Che più di uno mi conosce. E quindi ti possono... Numero uno. Ah, difatti, guardate. Per puro caso il numero uno. Guardate che parabip quelli del Vespa Club. Gli hanno dato il numero uno perché sapevano che avevano bisogno di lui e gli hanno messo il numero uno. Grazie. Grazie Gennaro. Grazie per la tua disponibilità. Comunque, vi hanno squalificata voi, siete senza le magliette, vi hanno squalificato. L'abbiamo persa le magliette, ce l'hanno ritirate. Ce ne andavate troppo veloce. Troppo veloce e ce l'hanno ritirate. Lui è... Lui me l'ha ritirato. Farò basso pure tu? Sì, devo anch'io. Dov'è la tua? La mia sta. No, di là, dall'altra parte. Senti, ma è la tua, l'hai comprata, l'hai avuta in eredità, sì, l'hai rubata? No, l'ho comprata, non rubata, rubata no. Che moto è? Una bassa del 54. Del 54, perfetto. E funziona? Sì, funziona. Vabbè, ma tanto c'è Gennaro. No, ma con Gennaro non ci sono problemi. È il numero uno, poi è bravissimo, sempre a disposizione. Fa interventi anche di noi. Non si paga mai, fa interventi. No, vabbè. No. Si deve pagare, se no che lavoro fa? No, si deve pagare. Ah, lui è il fratello. Famiglia. Vabbè, è il fratello di Gennaro, vabbè, abbiamo beccato proprio la persona giusta. Buon divertimento. Grazie, pure a voi. Stanno guardando le foto delle ragazze. Che ragazze state qua? Chi avete fotografato? Abbiamo fatto una foto tra amici. Sì, i nostri cugini calabresi. Vabbè, ci credo. Doveroso.
quindi da postare e taggare sui social. Dove sei? Di Napoli. Di Napoli. Sì. Come sta andando? Benissimo, benissimo, non avevamo dubbi. Evento riuscitissimo, che dire, la bellezza tropea e i nostri amici calabresi. E l'anno della tua moto? 1953. Domenico, tu la tua? 51. 51. Quindi vince lui. Sì, chi ha, qual è più veloce? Quella del 51, chiaramente. No, il 53 è più veloce. Ah, è più veloce. Il motore è leggermente diverso e quindi è più veloce. Per curiosità, quanto vale una moto di questa sul mercato? Quanto può valere? Cambiano in base all'annualità, al prestigio della Vespa, diciamo dai 5.000 euro in su. 5.000 in su. Quindi anche moto fino a 8.000, 10.000 sì, euro? Sì, no? Sì, tranquillamente, sì. Francesco, tu ce l'hai del? Io, la mia è del 55. 55, quindi è più giovane. L'importante è averla, l'importante è averla. Averne una dal 46, l'amico non Francesco. Non è vero, assolutamente. Magari. Ma tiene nascosta. Sì. Scusa, sei a tema? Sì. Cioè, sei vestita anni 50? Direi. Ma come hai trovato? Cioè, il tipo, il colore, tutte e due, no? Siete a tema. Sì. L'hai visto da internet? Cioè un abbiamo vestito... fatto una ricerca e abbiamo cercato di recuperare. Ci avete lavorato? Direi di sì. Recuperato proprio. I nostri mariti lavoravano per organizzare il raduno e noi abbiamo pensato di fargli questa sorpresa. Beh, come l'hanno preso la sorpresa? Questa... Diciamo bene. Non mi aspettavano. Sì, no, vabbè, è andata bene. Vabbè, adesso andrete in moto però. Sì, vediamo come fare. Ci organizzeremo. Vestito anni? 50. Proprio 50. Sì, 50. Brave, eleganti, veramente molto bene, complimenti. Grazie. Dov'è l'errore? Dov'è stato l'errore? Allora, perché hanno scritto, no, adesso lo diciamo. Ti spiego. Moto Guzzi, una passione senza fine. Ma come Moto Guzzi? No, assurdo. L'errore è stato in quanto qua c'è scritto che sono stati accolti dal presidente del motoclub Moto Guzzi, Vincenzo Ascanio. Il nostro amico, nonché vigile di Tropea, Enzo Scani, è il presidente del Moto Guzzi. Ah, ecco. Quindi, allora, siccome aveva anche il laccetto del Moto Guzzi, il giornalista ha confuso, perché non sarà un esperto di due ruote sicuramente, perché confondere una Moto perdoniamolo, Guzzi... Perdoniamolo, dai. Quindi il titolo esatto è... Faro basso, Vespa Faro basso, una passione senza fine. Faro basso a Tropea. Faro basso a Tropea. Ieri tour turistica a Capodanno, oggi si parte la volta di Pizzo, ma non c'entra niente, così l'abbiamo precisato. No, perché Pasquale era arrabbiato per questo. Un pochino, abbastanza. Ce l'aveva con il giornalista. Sì, va bene. Ti vedi un nome del genere. Moto Guzzi, uno. Siamo guzzisti, no, siamo vespisti. Non siete guzzisti, siete vespisti. Oh, vabbè, cerchiamo di difendere la categoria. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Eccoli alle mie spalle, si intravedono, guardate, Marina di Pizzo in una stupenda domenica di luglio, si sono posizionati, eccoli là, vedete, quindi la tappa che prevedevamo, cioè
l'arrivo qui a Pizzo Calabro. Siamo nella Costa degli Dei e allora continuiamo a seguire gli amici del raduno Faro Basso a Tropea. Allora, amici telespettatori, qui a Pizzo chiaramente dobbiamo fare una piccola escursione, cioè andare a vedere il castello di Gioacchino Murat, anche perché dobbiamo farlo conoscere a tutte le altre persone che sono venute, che non sono calabresi e che quindi vogliono visitare un particolare, una caratteristica della nostra regione, è il castello di Pizzo, senz'altro. E oltre che una bella caratteristica, anche un posto da visitare. Questa è la foto di Arcangelo che ha preso fuoco. Ha preso la tua? Eh? Era la mia, purtroppo. È vero, è un cimelio. Tu fai parte del cimelio, no? Sì, sono anch'io scottato da questa bellissima giornata. Uno di quelli che si è fatto il bagno. Yes. Com'era l'acqua? Il primo a buttarsi, bellissimo. Complimenti anche per le acque. Voi avete delle acque stupende. Oggi sono pulite. Oggi sono molto pulite, trasparenti e belle. Bellissima giornata, ringraziamo sempre i due Vespa Club che hanno organizzato la cosa. Veramente bene, tutto alla grande, da rifare sicuramente. Sai chi è Gioacchino Murat? Certo, l'ho letto poc'anzi, è un grandissimo storico. Tra l'altro da ripetersi questa escursione in Sardegna perché è stata veramente bella. Ah, in Sardegna? Ah, non siamo in Sardegna, scusa. Lo storico Murat, avevo riconosciuto il litorale di Mondello. Quindi... chiudo il museo lì a Palermo. Senti, giochiamo in casa? Sì. Adesso avete organizzato anche voi alla grande, qui. Qui siamo a Pizzo, al castello di Gioacchino Murat. Allora, volevo ringraziare l'assessore Giacinto Maglia. Salutiamo, eccolo qui il signore, salve. Praticamente per averci ospitato. L'accoglienza, no? L'accoglienza calorosa e averci ospitato qui al castello di Pizzo. Consegniamo una targa? Targa. Vespa Club, Pizzo Vespa Club Lamezia, Faro Basso, Tropea. Lei ha una Vespa? No, una Vespa no, un motorino, ma comunque a Pizzo è molto sentita il discorso della Vespa grazie all'associazione, anzi mi obbliga a ringraziarli anche per l'evento di oggi, che è stato un evento bellissimo, una giornata molto bella, di oggi e di ieri, che sono partiti già da ieri da Tropea, un'associazione molto attiva sul territorio e poi quando c'è la passione per, in questo caso, la Vespa, beh, cosa dire, la cosa perfetta. Con la promessa che si comprerà una bella Vespa. Ma vediamo, magari una Faro Basso. Ci possiamo pensare, perché no? Francesco, come sta andando? Benissimo, ringrazio veramente di cuore l'assessore per la sua disponibilità, veramente ci ha fatto trovare tutto, veramente tutto bello, veramente. Okay. Tutto organizzato, perfetto. Adesso andiamo a scoprire Gioacchino Murat, il castello. Grazie. Allora, hanno fatto un servizio fotografico all'interno del castello. Sì, è uno dei manichini che stava all'interno. Sì, è un manichino. Un altro manichino stava I capelli però ce l'ha veri questi. Sì, foto artistiche, noi guardiamo solo le foto artistiche. Ma l'hai conosciuto poi adesso? Il soggetto non interessa, cioè la foto artistica, il vento, i capelli, la luce. Che infrange sul viso, induce e riflette la luce entrando nel corpo. Non è un fantasma del castello. No, è un pezzo di. È un pezzo d'arte. Calma. Era italiana. No, non era italiana. Però. Per fare la foto che gli hai detto? Famo se la foto. Io non capivo l'italiano, ma il romano lo capisci. Famo se la foto si è messa in posa. Tranquillo. Avete visitato il castello? Sì, bellissimo. Sì, bellissimo. C'è una particolarità però. Sì, sì. Qual è? Che sia le guardie. Che i carcerati e i moribondi sono tutti la stessa faccia. Sì, no? Sì, perché i manichini sono tutti uguali. Si abbronzano mai. Questo.
Iniziamo, vediamo un po', andiamo. Voi fate parte dei manichini? Eh sì, purtroppo sì. Fate parte del castello? Insomma. Del castello, sì. Siamo degli impiegati esterni. Cosa siete del castello? I custodi. I custodi. Lasciamoli qui. Comincia qui il percorso dell'itinerario all'interno del museo, un punto di partenza fondamentale anche per comprendere la terribile vicenda umana di Gioacchino Murat, un sovrano eroico, intrepido, fiero e dignitoso che ha pagato con la vita il desiderio di veder realizzare un progetto ambizioso ma possibile. Quante volte ne abbiamo parlato nella mappa di Gioacchino Murat? Quindi però, scusate, ci sono adesso i vespisti che stanno facendo le foto, giusto? Giusto. Non era mai stato qui? Qua no, la prima volta. Ma lei è calabrese però? Io no, siciliano. Ah, siciliano. Però è la prima volta. Non la prima volta in assoluto, però qui sì, su Pizzo è la prima volta. Che impressione fa il castello? Come? Che impressione le fa il castello? Molto molto bello, molto realizzato anche bene, diciamo, la rivisitazione praticamente proprio carceraria, realistica. È realistica. Andiamo. Ecco, qui c'è il percorso. Qui ci sono le altre celle. Cosa dobbiamo leggere? Qui dobbiamo. Vabbè, ma lo sta dicendo, scusa, me l'ha detto lui. Vespa Club Pozzuoli. Ecco. Io non volevo indugiare. Questo è un posto di guardia, qui dove dormivano. Andiamo. Proseguiamo, facciamo proprio in tempo reale, così come lo stanno facendo loro vespisti il percorso. Però si può anche salire, eh? Perché loro hanno proseguito di là. Andiamo qui. Excuse me, where are you from? Verona. Ah, italiani, quindi sì. Come si sta qui in Calabria? Voglio sapere se è bello il castello e se è bella la Calabria. Tutti e due. Sì. Sì, sta bene qui in sì. Calabria? Sì. Sì? Sì. Confermate? Certo. No, fino a domani, fino a stasera. No, nel senso confermate, rimanete fino a domani. Buon divertimento. Lei? Ma sono sempre... Sono vespisti, senza Vespa però. No, lui ce l'ha ma anda ancora un po' più giovanotto. Come sta andando? Benissimo, terra stupenda, posti stupendi, accoglienza favolosa, veramente questo bello. Percorso che hanno ideato è carino. Bello, si è visto. Questo castello. Castello molto bello, tutto quanto organizzato e fatto bene ad hoc proprio. Grazie a voi. Grazie. Qui ci sono le spade, ma non si possono toccare. Venite in tempo reale. Facciamo il percorso e siamo arrivati qui. Ho fatto la foto. Beh, c'è la Costa degli Dei. Com'è a Ragusa? Com'è la situazione? Ma a Ragusa, bene o male, il tempo è come qua, bellissimo. Il territorio è bello come qui? Sì, il territorio è bello come qui. Le belle spiagge, dove siete? Le spiagge, diciamo, sono tutte come qua, con la sabbia, diciamo, molto sottile e il mare diventa trasparente. Quindi dopo Tropea, dopo la Costa degli Dei, se vogliono possono andare a Ragusa, da quelle zone. Sì, certo. Qualche parte turistica, per esempio? Tutto il litorale turistico di Marina di Ragusa, poi possiamo andare su Pozzallo, Ispica, abbiamo un bel litorale. Bei posti anche lì. E invece di questi posti calabresi, che ne pensi? Guardi, io dopo l'esperienza di l'anno scorso in Lamezia Terme, Giro della Sila. Ah, lei è andato nei Laghi della Sila con noi, sì? Sì, non avevo dubbi che i ragazzi, diciamo, qua gli organizzato amici, una cosa bella altrettanto. Gli amici che abbiamo conosciuto là avrebbero fatto di più dell'anno scorso e questo proprio abbiamo trovato. Grazie di cuore. Bravo. Sono gli amici Vespa Club Ragusa, giusto? Sì, Ragusa Vespisti di Comiso. Vespisti di Comiso, sì. Sì. No, bisogna precisarlo, vabbè. Sì. Che foto stava facendo? Una delle persone che si è fatta il bagno, com'è andata? Sì, bellissimo. Ci siamo divertiti, una esperienza unica. Bellissimo, da ripetere. Il bagno o tutto il vesparatore? Tutto, veramente complimenti per tutto perché ci stiamo divertendo e questo è l'obiettivo. E soprattutto, lei era mai stato qui al Castello di Murano? Mai, quindi abbinare loro... cultura e Vespa turismo. E poi in più divertimento, certo. Che cosa uno vuole di più? Certo. Grazie. Nulla.
Io mi sposto da qui perché c'è la visuale, è mezzogiorno, quindi il sole è fortissimo, ancora in piazzetta non c'è nessuno, però poi nelle prossime ore sarà veramente pieno di turisti. 1, 2, 3! Vogliamo chiudere proprio così. Il connubio Nord-Sud, Farobasso a Tropea, è riuscito a portare in Calabria tanta gente che non avrebbe mai avuto l'occasione di visitare la nostra regione. Gli amici del Vespa Club Lamezia e Vespa Club Pizzo li nominiamo tutti assessore al turismo. Queste sono persone che meritano, che hanno lavorato e che hanno dato lustro alla Calabria. Altro che politica. Loro sì che potrebbero gestire con idee innovative il turismo in regione. Li ringraziamo per averci fatto partecipi di questo raduno. Non possediamo una Vespa né tantomeno una Farobasso, ma se l'intento è portare gente qui, far visitare posti bellissimi, fare in modo che scatti la prenotazione per agosto in Calabria degli amici di fuori regione del raduno, e allora sono vespista anch'io. Al prossimo anno!